Anch'io ringrazio il dottor Beruti di avermi chiamato per parlare del diabetico, una cosa a cui io tengo tanto e che porta spesso a gravi tragedie. E diciamo quindi che un po' ha facilitato il compito la relazione di Sollai, che in effetti ha parlato del diabete e come la malnutrizione sia anch'essa causa di ulcere. È molto difficile parlare in poco tempo di piede diabetico, però cercherò di dare almeno delle cose pratiche importanti perché poi eventualmente se c'è qualche dubbio, spero che questa, come diceva la dottoressa Mudu, sia una delle prime iniziative che riguardano le ulcere nel territorio, nell'ospedale, insomma, un qualcosa che ci faccia iniziare a compattarci e a vederci, a discutere, perché il trattamento delle ulcere in genere, soprattutto diabetiche, è multidisciplinare. Quindi andiamo avanti. Allora, il piede diabetico, secondo il consensus del gruppo di studio del piede diabetico, è una condizione di infezione, ulcerazione e o distruzione di tessuti profondi associata ad anomalie neurologiche, e calcherei la mano su questo neurologiche, perché d'altronde sono le ulcere più frequenti, quelle causate dalla neuropatia, e a vari gradi di vasculopatia periferica degli arti inferiori. È chiaro che per poter classificare un ulcere, da questa classificazione poi dipende anche il trattamento, sarebbe giusto stadiare le lesioni. Prima si usava la cosiddetta, prima utilizzavamo la cosiddetta Wagner, però per certi aspetti questa è deficitaria, e la cosiddetta Texas invece aggiunge qualcosina di più per quanto riguarda determinate diciamo alterazioni a livello di ulcera, come l'approfondimento, l'infezione, la presenza di ischemia, eccetera. Allora, classificazione delle lesioni secondo Wagner. Allora, classe 0, non ulcerazione, presenza di eventuali deformità, edema, cellulite. Classe prima, ulcera superficiale. Classe seconda, ulcera profonda fino ai tendini, alla capsula articolare dell'osso, senza infezione. E se qualche cosa non sono chiara, potete bloccarmi naturalmente perché sono emozionata e quindi non so se tutto potrà essere chiaro. Allora, classe terza, ulcera profonda con ascesso, osteomielite, artrite settica. Classe quarta, gangrena localizzata alle dita, al tallone. Classe quinta, gangrena di tutto il piede o di una porzione significativa. Questa è la famosa Texas che in effetti ha aggiunto qualcosa di più per stadiare le lesioni. Abbiamo uno stadio A, uno stadio B, uno stadio C e D. Allora, come grado a livello di stadio A, una lesione pre o post ulcerativa completamente epitelizzata, quindi pratica cute integra. Grado primo, ulcera superficiale che non coinvolge tendini, capsule articolari o ossa, quindi superficiale. Secondo grado, ulcera profonda che interessa i tendini o la capsula articolare, insomma, si è approfondita a livello di queste parti anatomiche. L'ulcera profonda è il terzo stadio che interessa l'osso o l'articolazione. Bellino è questo L con. Allora, per quanto riguarda lo stadio B, per quanto riguarda il grado, vediamo che quindi lo stadio A parla solo di ulcera, lo stadio B invece ci associa l'infezione. Come vediamo, abbiamo infezione, 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 i vari gradi insomma, delle ulcere. Stadio C, oltre all'infezione, qui c'è la ischemia, sia allo 0, al primo, al secondo e al terzo. Lo stadio C. No, questo l'ho già detto. Ah sì, lo stadio C mette in evidenza la presenza di ischemia. E lo stadio D, ancora più grave chiaramente, dove sono presenti sia l'infezione che l'ischemia.
La classificazione Texas è un passo avanti rispetto a quella di Wagner, perché sia le caratteristiche della componente ischemica delle lesioni che lo specifico coinvolgimento delle diverse strutture anatomiche nel contesto delle lesioni sono deficitari nella classificazione di Wagner, mentre sono specificate bene nella Texas. Fattori sociali, questa è una cosa molto importante, Solei che mi ha preceduto mi ha aiutato molto nell'affrontare questo problema che in effetti è uno, diciamo che è sempre alla base, diciamo, dei problemi di questi pazienti che si trascurano, insomma, che non hanno nessuno. È stato messo in luce che individui che vivono da soli, con pochi amici o parenti, che non partecipano alla vita sociale e religiosa della comunità, ed inoltre con scarsa istruzione e appartenenti a ceti sociali disagiati, hanno un rischio più elevato di amputazione. Così pure dicasi per pazienti che hanno perso la vista, e nel campo diabetologico sappiamo che questo può essere frequente. Anche perché curiamo pazienti non solo che arruoliamo noi attualmente, ma pazienti che hanno una durata di diabete di circa 20-30 anni e vediamo spessissimo pazienti che hanno quasi completamente perso la vista. Quindi potete immaginare come possono curarsi dei piedi. E naturalmente anche quei pazienti che hanno difficoltà di deambulazione, perché sia, diciamo, data l'età, spesso sono obesi e talvolta anche pregressi, ictus e TIA comportano delle difficoltà. I costi delle ulcere e delle amputazioni sono molto elevati. È stato valutato che le spese indirette rappresentano il 40-50% del costo totale di una malattia cronica come il diabete. Le conseguenze poi sulla qualità della vita, anche se non state prese in considerazione, sono veramente enormi. Negli Stati Uniti, quasi il 75% dei pazienti di età superiore ai 75 anni che subiscono un'amputazione non erano capaci, vabbè, i verbi sono sbagliati, di fare il ritorno alle loro case, successivamente all'intervento chirurgico, parliamo di amputazione, con necessità di sostegno finanziario aggiuntivo e di servizi sociali. Questi risultati sono stati confermati anche in altri studi fatti in Europa occidentale. Il trattamento della maggior parte delle ulcere del piede viene attuato in ambulatorio. Occorrono in media circa, vabbè, questo è molto aleatorio, dipende da ulcera a ulcera perché non tutte le ulcere sono uguali. Come diceva un chirurgo una volta, diciamo in un congresso di poche settimane fa, ogni ulcera è un'ulcera a sé stante, che riguarda un paziente diverso che può avere delle comorbidità e altre malattie. Molto dipende la guarigione delle ulcere dalla malnutrizione e quindi diciamo più la cosa è complessa e più tempo è più lungo è il tempo per la guarigione. Ricordiamo ovviamente che il fatto che ci siano infezioni più o meno profonde e ci sia eventualmente un'ischemia, questo comporta tempi sempre più lunghi. Ricordiamo che le ulcere complicate, quindi quelle che si approfondiscono, danno in pratica osteomeliti, gangrene ed eventuali alterazioni sistemiche, vedi sepsi, richiedono l'ospedalizzazione. I costi associati alle amputazioni sono particolarmente elevati quando, in aggiunta alle spese di ospedalizzazione, vengono prese in considerazione anche le spese dovute alle continue medicazioni che si protrarranno sino alla guarigione. A proposito di spese di medicazione, vorrei dire una cosa importante, cioè in generale io tratto spessissimo, poi ne parleremo, le ulcere neuropatiche che diciamo non sono a livello superficiale dopo diciamo la scomparsa della bolla diciamo che una connettivina plus in Garza può bastare per mandare avanti la situazione e ricordiamoci però che è importante nelle ulcere neuropatiche, questo lo stresseremo come concetto nelle ulcere neuropatiche.
Importantissimo l'approccio multidisciplinare. Numerosi studi hanno riportato il dato che un tale tipo di approccio, associando prevenzione, istruzione del paziente, questa è una cosa molto importante che ancora non riusciamo a fare, perché se riuscissimo a istruire i pazienti avremmo meno guai, e il trattamento multifattoriale nell'uccide del piede potrà ridurre i tassi di amputazione del 43-85%. Voi direte: perché un così grande lasso? Dipende da dove siamo. È chiaro che nelle società più più in là, diciamo, con la biotecnologia, l'amputazione, anche se ci sono tutti quei fattori di cui abbiamo parlato alla base, sarà più semplice. Dati gli alti costi delle ulcere e delle amputazioni, sia per i singoli individui sia per la società, gli interventi di cura preventiva del piede relativamente sono poco costosi e risultano economicamente più vantaggiosi nella maggior parte della società. Cioè, se noi riusciamo ad istruire il paziente, ad educarlo in modo che si curi del proprio piede, oltre che delle altre cose nel diabete, è chiaro che riusciremo ad avere meno costi per la società, ma soprattutto una qualità di vita migliore. Aspetti sistemici e comorbidità. È importante per questi pazienti critici, chi ha le ulcere sono pazienti critici, non limitarsi alla cura del piede, ma affrontare con multidisciplinarietà tutte le comorbidità. E ha già parlato Sollai delle malattie cardiovascolari, della eventuale insufficienza renale. Infatti in quest'ultima sono presenti spesso delle ulcere con calcificazioni assai difficili da portare alla guarigione. Il piede diabetico può essere quindi considerato un marker di gravità. La mortalità può considerarsi come il più semplice indicatore di gravità di una patologia. I pazienti diabetici con rischio di ulcerazione o già ulcerati presentano una maggiore mortalità in tutte le situazioni studiate, perché abbiamo detto ci sono le comorbidità. E le cause cardiovascolari e renali sono le cause più frequenti, diciamo, di comorbidità che portano a morte, cioè in pratica ictus, infarti, insufficienza renale, eccetera. A questo tengo in modo particolare perché la maggior parte delle ulcere che si vedono in ambulatorio sono delle ulcerazioni quasi esclusivamente neuropatiche, infette o meno, questo dipende da noi se riusciamo a vederli prima o dopo l'infezione, se siamo arrivati in tempo. Allora, la neuropatia sensitiva, motoria ed autonomica è la principale causa dell'ulcerazione del piede diabetico. Oltre alle ulcere esclusivamente però neuropatiche e quelle esclusivamente ischemiche, esiste un gruppo misto che spesso può essere presente, le cosiddette ulcere neuroischemiche. Allora, questo non è per farvi ripassare l'anatomia, però voglio mettere in evidenza le fibre nervose dove sono localizzate. Questa ad esempio è un ramo della tibiale, poi tutti questi nervi, l'alterazione di questi sensitivi insieme al simpatico e parasimpatico e ai nervi motori in genere porterà a delle alterazioni importanti.